Amici, ma anche voi non riuscite ad entrare dall'interno e quindi poi magari nello stacco cercate di andare all'interno, ma poi andate all'esterno, esterno, interno, interno, esterno. Ma cosa combinate? Andiamo a vedere. Ciao a tutti, sono Paolo Battistini di Golf Project. Se ti piacerà questo video metti mi piace e mi raccomando lascia un commento, facci sapere come esegui tu lo swing e poi ricordati di iscriverti al nostro canale YouTube e attivare la campanella delle notifiche. Ragazzi, non sto verniciando per strada, non sto mettendo giù i birilli per disegnare delle strisce, ma questo ci servirà oggi per un facilissimo drill per capire come va il bastone in salita e come torna in discesa. Perché alcuni di noi hanno il dubbio di devo arrivare dall'interno, ma poi il bastone come parte? Parte dentro? Parte fuori? Oppure, non so, magari avete visto Gene Furyk che fa una sequenza strana, oppure avete visto quelli che lo muovono dritto. Cioè, insomma, c'è della confusione su quello che è il piano dello swing, sia nella salita sia nella discesa. Quindi ragazzi, un simpaticissimo drill, grazie anche al nostro amico Mike Bender, che ha utilizzato e utilizza sempre questo cono, ci dà un'idea su come dobbiamo staccare e rientrare in maniera perfetta. Allora, il cono lo metto alla distanza di un ferro, adesso ho un ferro 6 in mano, a distanza di un ferro 6 dalla palla. Poi mi metto il mio allineamento corretto, metto la mia pallina. Allora, come abbiamo già ben visto, se il mio stacco del bastone viene effettuato correttamente, quindi dal corpo, dalle braccia, dal bastone che si stacca in maniera lineare, il cono non mi darà nessun tipo di fastidio. Passerò vicino. Quindi ragazzi, quando il vostro maestro vi fa il video e vi traccia quella linea rossa, quella linea blu del piano dello swing, questo vi servirà a stare su quella linea. Ovviamente ragazzi, ricordiamoci che lo stacco del bastone dobbiamo farlo con tutto il corpo. Andate a riguardarvi il video che abbiamo fatto. Quindi si muove il busto, si muovono le braccia, si muove l'attrezzo, si muovono le spalle. Il bastone passa sopra il cono, sempre. In discesa dove passa questo bastone? Allora, il cono è un grandissimo riferimento perché ci aiuterà a far rientrare il bastone dall'interno, quindi la nostra idea di simulazione è stacco il bastone, riporto il bastone sotto il cono e andrà a colpire la palla con una traiettoria perfettamente dall'interno. Qui ci dà quel senso di cerchio, quel senso di otto che tanti di voi cercano di assimilare durante lo swing, per arrivare dall'interno, per effettuare dei colpi molto corretti, molto solidi. Quindi ragazzi, ve lo faccio rivedere, mi metto nel setup, cerco di fare il mio stacco corretto, se stacco troppo con le mani andrò a colpire il mio cono, se nella discesa arriverò dall'esterno andrò a toccare il cono, quindi se avete paura di colpirlo fatelo solo come esercizio di pratica e poi lo togliete, se invece avete preso un po' di fiducia potete anche tirare, quindi cercherò di staccare il bastone correttamente, poi rientrare dentro al cono e andare a colpire la palla dall'interno per colpi solidi e perfetti. Quindi ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete mi piace, lasciate qui il commento, iscrivetevi al nostro canale YouTube, mi raccomando dobbiamo raggiungere 1 milione di iscritti e attivate la campanella delle notifiche. Per un golf, perfetto. Grande.